Siamo all'Associazione Nazionale Carabinieri in Via Picco a Venaria, Associazione Benito Azzei, con il presidente Giuseppe Scavo. Quest'oggi si celebrano i 204 anni di storia dell'arma. Arma nata proprio a Torino nel 1814, dove venne firmato l'atto di nascita del Carabinieri Reali. Giuseppe Scavo. La Stazione di Venaria è nata circa 60 anni fa, 62-63 anni fa, e conta attualmente circa 250 soci. Io la rappresento in qualità di presidente e sono onorato di farlo perché più che io non sono diventato carabiniere, ma sono nato carabiniere. Quindi l'arma ce l'ho nel cuore e mi piace ogni anno rievocarla con la compagnia dell'arma in servizio, senza la quale ovviamente la nostra figura sarebbe assolutamente misconosciuta. Quindi da sei era un vice brigadiere dei carabinieri che all'epoca comandava la stazione di Corio, quando nel 1982 è stato trucidato da parte delle allora esistenti Brigate Rosse. I delinquenti poi sono stati individuati e assicurati alla giustizia ed è caduto nel corso di un conflitto a fuoco, dove nonostante mortalmente ferito è riuscito a reagire e a ferire uno degli aggreditori. Ho fatto servizio per lungo e per largo, sono in Sardegna, sono stato in Alto Adige, gli ultimi anni li ho fatti a Torino, presso la compagnia all'epoca Urbana Prima, presso la squadra informativa investigativa di Polizia Militare. Nato carabiniere, non diventato, nato.